Se tu vincessi un pacco di soldi, qual è la prima cosa che compreresti? Comprerei l'Italia, la farei diventare come Alcatraz. Io comprerei un teatro per farci i miei spettacoli e per fare un'ora di teatro per bambini. Mi metto sulla mia casa di produzione per farmi i documentari che voglio. Un taglier di Valentino Rosso Valentino. 10 case. 2 bigliettiere. Un pozzo come questo. Un massaggiatore. Io comprerei la mia libertà. Un apprezzo. Dove appunto si vive? E comprerei una casa e riprenderei a viaggiare. Posso sembrare un po' smielata, però è un'idea che c'avevo da sempre. Vorrei andare da uno stilista e fargli fare dei sacchi a pelo a piumino, che di quelli lunghi 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 col cappello, e poi la notte si chiudono sotto, diventano ancora più lunghi, si aggiunge un pezzo, diventano ancora più lunghi e il cappello può diventare il cuscino per darle ai barboni. Allora comprerei la libertà per me e per un po' di persone, fin quando finisco i soldi. La prima casa che compro, apro un'attività per conto mio. Un parrucchiere nuovo. Una casa. Mi produco un film. Che compro, non lo so, non c'ho niente, c'ho tutto, non mi serve niente. Che compro? Una vacanza, ecco. La prima, faccio qualcosa di, compro qualcosa di speciale per la mia ragazza, vorrei che, cioè, lei è liberiana, si chiama Ish, e vorrei tanto che tornasse felice e ricca al suo paese, con me o senza di me, perché non so fino a che punto abbia voglia di portarmi con... Guarda, la prima cosa che mi viene in mente è andare al mio capo e dirgli ciao. No, beneficenza subito, perché io amo, sono l'altruista, amo gli altri, per cui Africa subito, aiuto. Una meravigliosa piscina di per fare Watsum piena di cioccolato al latte, 34 gradi. Una barca a vela. Però vorrei comprarmi anche una casetta Alcatraz. E le ride. Sono contenta che vengo qui sempre. Un viaggio e poi tanti viaggi. Un taglier d'Armani con una giacca meravigliosa che è una vita che la sogno. Uno scudetto per l'Inter. Una casa per me. Prima sistemo i miei famiglia, ho 4 figli. Dopo beneficenza. 7 casse di prosecco per festeggiare con gli amici. Una moto. Casa. Compro un locale per aprire il mio ristorante. Un'isola. Una mongolfiera per fare il giro del mondo. Alcatraz si può dire? Un vestito da sera meraviglioso, pieno di lustrini e che brilla tutto. Dove io ci sto, soprattutto. Taglie forti. No, io amo viaggiare, siccome ho viaggiato pochissimo, penso che viaggerei tanto. Un viaggio bellissimo, in un posto bello, in uno di quegli alberghi stupendi nei quali altrimenti non si può mai andare. Una sala di psicomotricità enorme, bellissima, con tutto il materiale, dove i bambini possono giocare tranquilli. Teli, peluche, cuscini, specchio gigante, ripiani per saltare. E poi faccio dei corsi per genitori anche, perché non giocano coi figli, non esiste. Un biglietto aereo lunghissimo. Una camera tutto l'anno, doppia, e pago per due perché il russo, tutto l'anno qua. Tutta pagata, tutti gli anni, sto tranquilla, vengo qua. Questo sicuramente. Quanto cosa mi compro tutto? Si trasforma in un saggio missile quando parla di sesso cosmico e a provar con Nora Bam. Sforna libri di arte comica e ti sveglia la mente magica a creare.